Visita della Will alla fabbrica Borse e Borse di Campi Bisenzio, balzata agli onori delle cronache perché per la prima volta una rappresentanza sindacale è stata eletta in una ditta di proprietà cinese con oltre 160 addetti, la cui maggioranza è appunto di etnia cinese. Ho trovato una fabbrica strutturata con ben 177 dipendenti e oggi una quantità del genere può significare qualità della vita e del lavoro. In più potrà essere arricchita e noi come WIL già abbiamo colto volentieri l'occasione e organizzeremo sicuramente quello che in fondo anche la comunità mi pare ci stia chiedendo, cioè dei corsi di lingua perché imparare, apprendere e non solo la lingua ma anche le leggi e l'educazione civica diventano un valore aggiunto per una qualità sempre maggiore. A noi questo interessa molto e come WIL abbiamo intenzione di investire. È stato un lavoro difficile che vede la WIL tutta e in particolare la WIL Tech impegnata da oltre 2 anni che ha portato all'RSU. Il lavoro è un lavoro di integrazione sociale. Un lavoro che si sta sviluppando. Innanzitutto oggi abbiamo avuto veramente una bellissima notizia nell'apprendere che la WIL darà un contributo finanziario e organizzativo insieme all'azienda per poter partire con la scuola di italiano, con i corsi di italiano per i ragazzi, perché è per i ragazzi e per i lavoratori, perché senza l'italiano non vi può essere integrazione sociale. Un Olivetti cinese in qualche modo, ma un Olivetti italiana, dove l'azienda è intesa comunità e dove una comunità cerca di far star bene tutti i propri membri. Credo che possa essere un punto di riferimento per un processo non solo di integrazione ma di sviluppo della qualità del lavoro in questi territori che furono e sono stati segnati anche di recente di episodi molto gravi dal punto di vista della tutela dei diritti dei lavoratori e che noi vogliamo evidentemente contrastare.